Ed eccoci qui con il riassunto della terza giornata, anche se è la seconda giornata di fiera, il Computex si è concluso qualche ora fa, o meglio, la seconda giornata si è chiusa qualche ora fa, adesso siamo un po' stanchi, stiamo raccogliendo le idee e preparandoci per domani. Cosa abbiamo fatto quest'oggi? La giornata è stata caratterizzata da due eventi, l'evento AMD di questa mattina alle nostre 10 locali, alle vostre 4 di notte, e l'evento Microsoft che c'è stato alle nostre 2 di pomeriggio, che sono le vostre 8 di mattina. AMD ha presentato prima di tutto una GPU, una nuova Radeon, la 480, a $199 più tasse, è una soluzione economica, moderna comunque, adatta al VR, non paragonabile alla GTX 1080 di Nvidia, insomma da quel punto non arriva a quei livelli, però è comunque una scheda grafica di nuova generazione che farà molto parlare di sé anche a livello di frequenze, di configurazioni, di versioni custom che poi verranno commercializzate dagli altri dispositivi, e poi sono arrivate le nuove APU. Sì, intanto la nuova Radeon 4 GB di RAM, però ancora non ci sono recensioni esterne, a quanto ho capito bisogna aspettare giugno per vedere le prime recensioni esterne, quindi provare, vedere davvero quale possa essere la potenza. Poi sono le nuove APU, le A12, A9 soluzioni, CPU più GPU, che bisognerà anche in questo caso vedere più sul dettaglio come momento in cui saranno disponibili. Non si è invece parlato molto dell'architettura Zen, o meglio, il CEO ha fatto vedere sul palco quello che è un primo sample, ma in realtà per parlare di architettura Zen, di soluzioni con architettura Zen, bisogna aspettare addirittura a fine 2016 o comunque 2017 a questo punto, quindi forse tutto rinviato al CES di Las Vegas il prossimo. Sì, sì. Poi il secondo evento è stato quello di Microsoft, appunto, non è stato presentato nulla qua, sono stati soltanto mostrati, è stata mostrata la linea di prodotti Microsoft, c'è stata una buona dimostrazione su Microsoft Ink, la tecnologia che permette al pennino di riconoscere la nostra grafia, quindi conversione del testo, tutte cose che adesso sono molto di moda nel settore 2-in-1 laptop grazie ai digitalizzatori a basso costo. Si è parlato poi di HoloLens, giusto? Sì, peccato che la parte in cui hanno parlato un po' di Cortana era poi in cinese, in realtà è stata un terzo della presentazione, è stata tutta in cinese con i sottotitoli, però è stato un po' complicato seguirla comunque. E poi si è parlato di HoloLens, sì, c'è stata l'ennesima dimostrazione, la realtà virtuale, tutti spingono in questa direzione, Google lo fa tramite la startup dei misteri, Magic Leap, però c'è ancora c'è tanto da fare per avere un accessorio stand alone come HoloLens che non sia agganciato a un PC come ad esempio HTC Vive o via dicendo, con tutte poi le soluzioni che si stanno inventando, MSI, HP, Zotac, quindi con i PC zainetti. Quindi ancora dimostrazioni, però bisognerà aspettare che gli sviluppatori realizzino delle applicazioni che siano concrete e poi probabilmente vedremo qualcosa. Proprio presto, è una questione di tempo anche, di tecnologia, è troppo presto. Ma anche di applicazioni, secondo me, aspettano anche di creare un piccolo ecosistema prima che, poi metterlo sul mercato. Poi Microsoft, niente, c'è stata una piccola novità riguardo la disponibilità di nuovi accessori di terze parti per Xbox e Kinetics, quindi forse un'anticipazione delle cose che vedremo poi ai E3 tra qualche giorno. E poi basta, questi sono stati i due eventi principali. Noi poi la mattina dopo AMD siamo stati nella seconda parte della fiera. Ieri eravamo a Nangang, oggi siamo spostati qua al TCC, al Taiwan. Un centrissimo che forse non riuscite a vederlo, però dietro di noi c'è il grattacielo 101, il ex più alto del mondo. Sta proprio da là sotto, e poi io me l'aspettavo un po' più interessante, ne abbiamo già parlato quest'oggi, in realtà ci sono tanti produttori asiatici, però il vero protagonista lì in sala è Gigabyte, ha davvero tantissima roba. Bella roba soprattutto. Bella roba, è un produttore che sta crescendo e si sta anche diversificando, perché lui si ricordava bene del nuovo BRICS, sì, come ti è sembrato? Hanno presentato tante cose di tutti i tipi e abbiamo visto, ho fatto l'anteprima del nuovo BRICS UHD, che è una versione potente del mini PC, non si può più chiamare mini PC, anche se in realtà rispetto ad altri moduli simili da gaming che abbiamo visto qua esposti, quello resta un computer con dei processori interno Intel di fascia U, quindi simili a quelli che si vedono su notebook, non è roba da 130 watt TDP per dirla, e quindi una soluzione carina, interessante, personalizzabile parecchio, che sarà in vendita tra l'altro tra poco. Che costa però? Costa? Beh, costa quanto un PC di quella fascia, considerando che è piccolo, che è compatto e è molto flessibile dal punto di vista delle porte, perché ha tipo 4 uscite video, possibilità di personalizzazione, insomma è una soluzione carina che ci sta. E poi abbiamo visto i notebook. Sì, c'era la Aero 14, è una soluzione molto interessante perché è una scheda tecnica
fenomenale, un display 3K, scheda video dedicata, tantissime soluzioni particolari, davvero potenza senza compromessi, e poi c'era una batteria gigantesca. 94 passa fattora, cioè praticamente il doppio di in breve è un l'hardware di un Mac Pro con dentro una GTX Nvidia. È bello anche di design, con bello, sottile, ha un chilo e otto, però insomma c'è una batteria enorme. Il coperchio in metallo, tre colorazioni. Davvero una buona qualità costruttiva, una buonissima tastiera. Poi le tastiere viste con i caratteri cinesi, insomma, con la grafia sopra loro, sono tutte più belle del nostro. Però speriamo di vedere in Italia quelli con le... Questo sì. E poi a Gigabyte questi. Abbiamo visto la... A Gigabyte c'è anche il sottobrand, si chiama Gigasmart, oddio, non vorrei dire una stupidaggine. Gsmart, comunque sempre Gigabyte. Ha realizzato delle action cam molto interessanti, perché ha pensato di realizzarne tre in serie, una con un'ottica soltanto che inquadra un campo di 220 gradi, molto ampio, un grandangolare spinto, e poi ne ha realizzato un'altra, l'ha chiamata Duo, e ha due ottiche praticamente opposte che riescono a registrare, come la Theta o tante altre, a 360 gradi. Ma non si è fermata lì, perché ha pensato anche di realizzarne un'altra, che ancora in realtà non è sul mercato, arriverà fra pochissimo, con quattro sensori di immagine sparsi per i lati, e realizza anche questa immagini e fotografie, scusate, video in 360 gradi, ma diminuendo quello che è l'effetto deformazione classico di questo formato. Soluzioni che arriveranno in Europa, però non subito in Italia, da 149 euro dollari, comunque quella più o meno la fascia, la Duo 199, comunque soluzioni economiche. I prezzi delle action cam si stanno davvero abbassando, perché la concorrenza è tantissima adesso. No, buono. Poi a proposito di action cam, abbiamo visto un accessorio, una dash cam da auto, praticamente, che si attacca tipo ventosa al vetro, al parabrezza, dietro lo specchietto, però voi l'attaccate sul vetro, non sullo specchietto, e in pratica è discreta, è carina, costa poco, ha una soluzione, ha una qualità di due megapixel reali, molto luminosa, molto nitida. Ci hanno fatto vedere un esempio con lo stabilizzatore, insomma, rispetto ad una GoPro. Una GoPro andava molto bene, anche se secondo te quella era veramente una GoPro. Per il semplice motivo che quell'immagine della GoPro oscillava troppo. Sì, era molto molto strana. È un po' più stabilizzata la GoPro, quindi non ce la danno a bere questi russi. Comunque, se quello se era veramente un filmato registrato con quella camera là, era un filmato di qualità. Se il prezzo sarà realmente quello, è una comunque... 105 euro, qualcosa del genere. Sì, poi c'era un kit molto carino da abbinarci, con un display piccolo Full HD per vederla. Insomma, era carino, assolutamente. Però il fenomeno dashcam è una cosa tutta nord europea, ancora in Italia quanto sia diffusa in realtà. Ci sono, Asus ne ha e... Sì? Sì, ci sono, non so quanto siano diffuse realmente poi nelle auto, però in vendita... In realtà è una cosa molto utile, quindi chissà. Sì, assolutamente. Poi che abbiamo visto? Gli auricolari wireless. Gli auricolari wireless. Questa è un'altra di quelle situazioni in cui il progetto comunque... lo si vuole spingere ancora prima che abbia successo, perché gli auricolari Apollo 7 sono ancora su Kickstarter, il progetto starà probabilmente terminando adesso, hanno già raccolto quasi mezzo milione di dollari, sono wireless, costano tanto, devo dire che la qualità audio non mi ha convinto tantissimo, i bassi erano quasi assenti, possiamo dire così, e il prezzo comunque per supportare l'idea di 249 dollari, che non sono pochissimi, comunque su quella fascia si trovano tante soluzioni. Chiaro, questi sono completamente wireless, staccati tra di loro, quindi sono comodi, leggerissimi, vedremo. Possono stare all'orecchio tutto il giorno. Sì, insomma, puoi lasciare sull'orecchio comunque. E poi andiamo più velocemente, abbiamo visto il Nook School Canyon di Intel. Fantastico. Allo stand Intel, in realtà, che quest'anno è più piccolo rispetto all'anno scorso, cioè poca roba forse. C'era questo Nook, che è fantastico dal punto di vista costruttivo, è piccolo, è compatto, più piccolo di quello che sembra nelle foto, davvero davvero minuscolo, potentissimo, Core i7, grafica Iris. Core i7 quad core, se non sbaglio? Sì, sì, all'HQ, no, non credo, sì, all'HQ da 45 watt forse, credo, non mi ricordo, vabbè, comunque ha la Iris, ha memoria SSD che può essere configurata in RAID, ha un sacco di porte posteriori, ha la gigabit Ethernet in uno spazio compattissimo che può essere espanso. Andatevi a vedere l'anteprima, perché è davvero un computer completo nel formato più compatto possibile, fatto direttamente da Intel, quindi questo di solito è sinonimo di qualità dal punto di vista del rapporto termico, di queste cose qua. Prezzo mediamente alto, però comunque sotto i 1000 euro. Sì, diciamo si parte da 600 euro e qualcosa, e poi è da vedere da come si
si compila, come si completa, no? Compila. Vabbè, poi abbiamo visto altre cosettine piccole, però le trovate poi online su hdblog.it, c'è la playlist di questo Computex, quindi guardatela domani. Torniamo a Nangang, perché oggi tra l'altro sono stati svelati alcuni prodotti da Microsoft, o meglio rilasciati, dei prodotti che verranno mostrati proprio domani allo stand di Microsoft. Tra cui una chicca, c'era una chicca, io scusate se copro il microfono, però c'è qui tanto, c'è vento, quindi spero vento, che non sia troppo disturbato l'audio. La chicca dello stand, no, sul palco Microsoft era quel notebook Porsche. Sì, c'è stato un notebook Porsche Design presentato come anteprima, giusto così, che hanno tolto immediatamente a fine della presentazione, cioè proprio c'era uno che è corso là a portarlo via, e sotto, quindi saremmo interessati a vedere sotto che il cosa naso. Era, sembrava un Chromebook Pixel come aspetto, era molto quadrato, non era ultra sottile, non era una cosa simile al MacBook. Però potremmo trovarlo domani allo stand Microsoft. E domani comunque andiamo là, perché ci sono nuove esposizioni di mini PC, abbiamo da fare degli approfondimenti, perché domani un pochetto si inizia a lavorare un pochetto più di calma, quindi insomma continuate a seguirci, perché abbiamo ancora 4 giorni di fiera noi qua a Taipei, e quindi abbiamo davvero davvero un sacco di cose da farvi vedere, da girare, da approfondire, da mostrarvi qua da Computex 2016. Vabbè, ok, salutiamo. Appuntamento a domani, ricordate tutti gli articoli di cui abbiamo parlato, i prodotti sono già online su HDblog, trovate i video e gli articoli con tutti i dettagli che magari non ci siamo ricordati, non abbiamo adesso a mente. A domani. Ciao. Ciao.